Bienvenidos, cari fiori. Maledettissimi. Direttamente dal Tugurio. Sì, siamo tornati con il nostro progetto segreto, parte seconda, la seconda edizione del nostro progetto segreto. Incredibile, del nostro buon funk di quartiere. Sempre lui, ragazzi, ormai un nome noto nei nostri video. E questa volta abbiamo la seconda edizione delle sue terre. Incredibile, sempre... di bene in meglio. Sì, sono stupende. Questa volta, tra l'altro, full art. Sì, e sono in vendita a sto giro. Sì. Regolarmente. Le si possono trovare, bisogna contattarlo se le volete usare. Vi lasciamo il suo Instagram qui in descrizione. Sì, e se vi siete persi il primo video, anche questo ve lo lasciamo in descrizione. Lì c'è la prima edizione di carte che sono uscite, di terre e pedine. Sono andate perse, non lo troverete mai, sono tutte io, adios. Va bene, partiamo subito con l'isola, che ci mostra... Tutte queste carte, tutte queste terre ci mostrano paesaggi genovesi. Sì, sì, sì. Nella prima espansione, nella prima edizione, era sempre la lanterna a fare la protagonista in diverse versioni. E invece in questa edizione abbiamo diversi scenari. Panorami. Ci siamo andati in giro per la Liguria invece che rimanere a Genova e abbiamo lasciato perdere la lanterna per concentrarci su altri paesaggi comunque caratteristici. Sì, esatto, e qua Genova li becca sti paesaggi. Sì. È vero, sembrano fatti quasi delle cartoline futuristiche, diciamo. È vero. Ed ecco qua che abbiamo il porto antico di Genova con la biosfera, come cazzo biosfera, si chiama? Con la biosfera, il Bigo. E qua forse la lanterna in lontananza, che comunque ce l'abbiamo buttata. Esatto. E qua il fascio di luce creato che viene direttamente dal mare, quasi sembra bellissimo. Sembra dal mare al cielo. Esatto, sembra tipo che qualcuno stia terraformando il porto antico. Il Bigo. Il pianeta. Sì. Veramente bella. Ci piace un sacco questa terra, quest'isola. Andiamo avanti. Sì, di bene in meglio. Con la nostra forestina, bellissima anche lei. Io tra l'altro adoro questa impaginazione qua con la banda sotto, mi piace un sacco. Renza. Sì, veramente figa. E posso chiederti una cosa, Carlè? Certo. Come sei partito a progettare queste carte e diciamo... ti sei ispirato a delle foto oppure hai usato molto l'immaginazione? Come ti sei comportato nella progettazione? Allora, sono partito appunto da paesaggi o strutture comunque famose, abbastanza riconoscibili, perlomeno per noi liguri. Da lì mi sono andato a fare un po' di ricerca chiaramente su delle foto per carpire diciamo i dettagli e poi invece il paesaggio l'ho ricreato a modo mio per far sì che fosse anche adeguato e piacevole da vedere a livello compositivo. Ci sta e più. Anche diciamo un po' attinente al mondo magic. Certo, sì, bisogna pur sempre adattarli per quanto siano già magici. Esatto, è vero. E quindi qua abbiamo invece il forte Puin. Esatto, un forte molto particolare. A bagasce, come direbbe qualcuno. Un po' abbastanza, ma non troppo. E che ha una forma molto particolare, è una specie di stella a cui manca una punta ed è in cima a un cucuzzolo, quindi... molto scenografico. Con questi fulmini che lo colpiscono, il cielo dietro con le nuvole, mi piace un sacco. Veramente anche questa qua merita tantissimo. E qua la mia preferita, raga, sinceramente, questa edizione qua che è uscita, questa è pazzesca, raga. Mi piace veramente un botto, con il matitone che rappresenta la pianura. E tra l'altro un matitone sospeso che gira attraverso dell'energia e dei con condotti. Sotto sì esatto sì, dei sì. condotti, quindi come se fosse avesse quasi del vuoto sotto, sì, ecco. Sì, fluttuante. Fluttuante. Ma questi colori qui sono veramente belli, ma in questa serie hai tenuto un colore come base e per riproporlo o sei andato un no po'... Mi sono concentrato su la quantità di luce che viene diciamo da ogni struttura o posto che ho scelto per far sì che poi anche messe tutte vicine una all'altra abbiano lo stesso impatto visivo. Ho capito. Quindi un contrasto molto forte, tendenzialmente una luce che poi spacca il resto dei colori, diciamo che salta un po' all'occhio. Tanta roba, cari fiori.
Benissimo, andiamo avanti. Raga, raga, la palude, stupenda, raga, stupenda. Immersa nell'oscurità, ma allo stesso tempo con un bagliore crescente che la illumina. Ci piace un sacco, cioè, cosa c'è da dire? Questa qui è una fabbrica che si vede dall'autostrada vicino a Busalla, sì. E anche qui ha il tocco particolare che è sempre piena di luci la notte. E poi sulla collina c'è questa specie di fuoco fatuo, che è una ciminiera che brucia continuamente 24 ore su 24, sì, di notte è molto scenico, sì, purtroppo. Sì. Però comunque è bello, è incredibile da vedere. È spettacolare. Venga dritta da Kamigawa Neon. Cioè, è vero, è vero. Effettivamente, è vero, inconsciamente è vero. Abbiamo fatto la citazione. È venuta fuori. Bella, bella, bella. Stupenda. Andiamo avanti. Pim, la montagna, raga. Anche questa, a me questa piace un botto, con le lavatrici, sì. Ed è quella un po' più forse orientale, non so come dirti. Questa qua mi sembra, è vero, orientale, sì, orientale, molto anime, molto anime, sì. È come una montagna che si muove con queste anche tenaglie. Può ricordare un po' una cosa di Miyazaki, comunque queste costruzioni magari appunto che si muovono animate. Sì, sì. Figo. E per chi non fosse di Genova, le lavatrici le vedi sempre dall'autostrada mentre vieni a Genova, e hanno di caratteristico tutti i terrazzini con degli oblò tondi, stile lavatrici. Sì, infatti molto così belle. Soprannominate per quel motivo. Un po' brutto, un po' fatiscente come quartiere, però allo stesso tempo spettacolare. Sì, spettacolare. Ma si può, secondo me, riportare diciamo nuovi lidi in fatto di bellezza, però ora sta andando proprio a bagasce, secondo me. Poi abbiamo finito le terre. Ecco l'ospite speciale. E qua c'è una pedina che ho fatto io, l'orco. Si spamma il merda, giusto? Questo per un progetto di Crypta Legacy, che salutiamo. Dei ragazzi che dici tu, Carlo, che li conosci meglio. Dei ragazzi che organizzano tornei, hanno questo gruppo dove giocano costantemente, sono tutti molto appassionati, e un amico in comune appunto ci ha chiesto se gli facessimo queste pedine. Allora ci siamo presi questa briga anche per collaborare, diciamo, tra realtà diverse, in Liguria e Genova, per espandere la cosa. Infatti è un trittico di pedine disegnate da noi per loro. Infatti questo fa parte della seconda edizione, ma sono, diciamo, alter Crypta Legacy, mettiamola così. Esatto. E questa, allora, come l'ho fatta? L'ho fatta prendendo praticamente un'illustrazione originale dell'orco di D&D. E poi modificandolo tutto con pennellate ovunque, praticamente aggiungendo pennelli sopra, rimodellando luci e ombre. Aggiungendo il pugnale, che l'ho fatto totalmente io, cambiando le punte del bastone che tiene l'altra mano, ho aggiunto un po' di sangue, un po' di schizzi, e poi vabbè, lo sfondo, l'albero, il terreno, le pietre, quello invece l'ho fatto io da zero. Quindi hai riproposto in chiave bellissima e assurda una creatura già esistente. Sì, cioè l'immagine penso che provenga proprio l'originale dai libri di D&D, proprio dalle illustrazioni dei libri di D&D. Comunque è veramente bello. Sì, poi l'ho fatta un po' astratta, un po' diversa, cioè ovviamente sì, quello è bello, sì. Non si vedono magari spesso pedine del genere con questo tipo di colori, perlomeno. Ma è incredibile per quello, secondo me, perché c'ha quel rosastro dietro che rende tutto più... No, ci sta bene. È veramente bello. È un po' psichedelica. Sì. Un po' psichedelica. Andiamo avanti. E abbiamo l'umano bellissimo di Edo Bracchi, nostro salutiamo. Grande amico, appassionato di Magic e disegnatore, che salutiamo. Se posso dire una cosa, Edo è sempre molto minimal, molto sì, è il suo stile. All'Adventure Time. È vero, mi fa morire, vero, anche a me piace molto. Sì. E poi stampata questa, devo dire che rende un botto, cioè mi piace veramente un sacco. C'è una citazione pazzesca, la spada che impugna è la spada di Gitte. È lo Gitte, è lo Gitte, bellissimo, non l'avevo visto. Tanta roba. No, veramente questa mi fa impazzire, anche che vediamo che Carlo poi si è sbattuto per fare tutta l'impaginazione della carta, il layout, sì. Diverso dalle altre terre, ma appunto comune per queste tre, per la Crypta Legacy. Infatti
Il layout l'ho tirato fuori da delle cripte vere e proprie, ho ripreso il pattern e l'ho riproposto adeguato. Fantastico. Ballali. Sembra fatto di metallo. Sì. E a proposito di metallo, abbiamo il costrutto fatto sempre dal buon Funk Carleso qui con noi. È fighissimo, veramente tanta roba questo costrutto che si sta costruendo, appunto. Sì, sono i segnalini quelli sono che gli arrivano. Segnalini. Da qua la color veramente fa dei numeri incredibili. Eh sì, qua piace un botto anche a me il contrasto che c'è tra lui e lo sfondo. Sì, poi la situa in 3D strana. Sì, questo è veramente fighissimo. E poi tra l'altro, proprio perché i segnalini sono artefatti, eccetera, eccetera, ci sono anche le spade in piccolo, l'elmo. Bello. E la, sì, come sì, si dice, la divine, la trottola divina. Ho lì, capito, come, sì, 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 sì. E poi ma la K, la K divina. Sì, adesso non mi ricordo il nome di preciso. Sì, sì, e poi c'ha dei teschietti tipo sulle zampe, vero? Sì. Fighissimo. Io adoro ste robe che devi andare a cercare. Sì, comunque i dettagli. È una roba incredibile. Come si chiamano? Gli easter egg. Esatto, bro. Valorizza un qualcosa che di base è, diciamo, sottovalutato. C'è una pedina che uno ci usa per un tappo. Però se usi questa roba qui è mille volte più bello. Sì, dai, da vedere sul campo da gioco, sì, da soddisfazione. Poi se l'hai fatta tu, cioè. Ma come gli artwork. Anche se non l'hai fatta te, bro. Proprio avere una roba così di qualità, secondo me, è come gli artwork delle Magic, esatto, che ti fanno immergere nel mondo di Magic. Sì. Cioè, i mirror noi sappiamo come sono fatti per un motivo, perché sono tutti uguali. I mirror sono. Sono studiati per essere fatti in un Pirexia, modo. Infatti è quello, è Pirexia, anche il bello di Magic, cioè tutto quello che ci sono inventati dietro e lo studio che c'è comunque anche proprio da parte degli artisti, cioè è pazzesco, è veramente assurdo e affascina e coinvolge, secondo me. Io spero tanto che non si vada tutto sull'intelligenza artificiale, che vanno perse cose del genere. Hanno ritrattato subito la questione di D&D, perché la Wizard era stata accusata di aver fatto qualcosa con l'intelligenza artificiale e loro hanno fra virgolette ritirato tutto. E poi non era vero, a quanto pare. Adesso non vorrei dire una belinata, però fatecelo sapere nel caso. Qua c'è una puntata con plotto imminente. Sono dolori, vabbè. Complotti di più. E non perdiamoci il retro, che non l'abbiamo visto. È vero, ma sono tutti uguali i retro. Sì, Belin, Oradun, Karugi Master. Raga, Che dire, sono proprio delle pedine carine, quindi se siete interessati scriveteci nei commenti, i contatti ve li metteremo in descrizione e seguiteci, followateci, attivate la campanella, FunkyDB, Magic Scimmia, anche su Instagram, esatto. E Fioi, adios.